Tornati signori nella carriera allenatore con il Borussia Dortmund. Per la prima volta posso dirlo, con il Borussia Dortmund. Intanto vi ringrazio perché avete risposto presenti all'appello precedente di lasciare tantissimi like e quindi vi chiedo di arrivare ancora una volta a 2000 mi piace per questo nuovo e primo episodio col Borussia. Come vi ho fatto vedere anche l'altra volta, questa è la squadra che dobbiamo assolutamente migliorare per puntare a vincere ancora una volta la Bundesliga e andare a puntare in altissimo in Coppa dei Campioni. Obiettivo triplete per il mio Borussia. Certo sono curioso di una cosa perché non ho visto Royce e quindi voglio capire esattamente dove si trova in questo momento e perché ha deciso di abbandonarci. Royce è al Real Madrid, insomma diciamo che ha cercato il salto di qualità. E noi come erede di Royce chi possiamo andare a prendere se non un giocatore che mi piace un sacco, che abbiamo avuto anche a Sassuolo l'anno scorso e che nel momento, nel frattempo, è passato alla Juventus. Non riesco a scrivere. Questo è il mio primo nome. Il primo colpo che voglio fare è questo qua. Poi ammetto che non mi dispiacerebbe provare a fare una pazzia e aver là davanti un giocatore veramente molto molto forte che non sono mai riuscito ad allenare nelle mie carriere ma che ho sempre sfierato, e quindi Lukaku lo aggiungiamo ai preferiti. Bernardeschi e Lukaku, riuscisse a prendere questi due sarei veramente a posto. In alternativa possiamo andare a vedere dall'altra parte di Manchester e quindi Gabriel Jesus, che è ancora più giovane, potrebbe essere un profilo veramente veramente mostruoso. Guardate le statistiche. Riportiamo in patria Ozil, ha contratto in scadenza fra un mese e non so se è rinnovato o rimarrà qua. Ok ragazzi, io devo dire di aver fatto off camera un pochino di ricerche e di aver messo qualche giocatore nei preferiti nell'app di mercato, e sono praticamente tutti i giocatori che mi piacerebbe poter contattare dalla Serie A, della Premier League, qualcuno del campionato spagnolo, insomma tantissimi giocatori che potrebbero fare al caso nostro in questa carriera. Ma come al solito ascolto anche i vostri suggerimenti, quindi andate qui sotto nella sezione dei commenti, lasciate tantissime idee, tantissimi suggerimenti per svolgere al meglio questa prima sessione di mercato del Borussia Dortmund. Diciamo che a giovani non andiamo benissimo e per il Borussia Dortmund è una cosa abbastanza strana, bizzarra, dato che loro hanno sempre puntato sui ragazzini. Dovremo per forza rimediare all'apertura di questa finestra estiva. Tanto vado un po' avanti facendo gli allenamenti e avanzando col calendario finché non potremo entrare nel vivo delle trattative, perché sennò diventa anche un po' noioso. Abbiamo terminato qui la stagione e il Borussia Dortmund è contento, anche se non l'abbiamo allenato noi. La logica dov'è? Dov'è? Il mercato è aperto e adesso posso finalmente divertirmi. Non si priveranno di questo giocatore, è troppo importante per il club. Io però ci voglio provare. Ah no, proprio non mi fanno neanche fare la trattativa addirittura. E allora andiamo sull'altro obiettivo, che è Lukaku. Contattiamo per acquistare Romelu, come direbbe il Maseo. Romelu Lukaku. Eccolo qua, guardate che bell'ufficio che abbiamo in questo momento. Ciao José, che piacere rivederti dopo tanto tempo. Che parliamo di un giocatore veramente molto 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 importante. Non ho neanche tutti i soldi, quindi io ti offro uno scambio di giocatori. Dato che è un attaccante importante, io ti offro anche il mio attaccante più importante. Lukaku per Aubameyang. Sarebbe uno scambio da far veramente saltare i fusibili a livello di testate giornalistiche. Ok, davvero tu vuoi Aubameyang e 63 milioni di euro per Lukaku? Mi sembra veramente tanto. Partiamo soft, facciamo Aubameyang e 10 milioni, perché quella di prima mi sembra veramente eccessiva. Ah, ok, quindi no, lui vuole assolutamente 63 milioni. Io devo farti per forza un'altra controfferta, perché non ce li ho e comunque non te li darei. Facciamo 25? È già tanto, anche 25 mi pare, eh? Ti sto comunque dando Aubameyang, non il primo che passa per strada. Ma ancora? Ma ancora? Io ti posso dare 40... Più di 40 no, cioè già 40 milioni. 40 milioni sono soldi, sono tanti. Abbiamo bisogno di un po' di tempo. Intanto abbiamo smosso qualcosa. È passato dai 60 erotti che voleva. Però intanto se n'è andato dicendo che ci pensa. Stessa cosa allora facciamo per Gabriel Jesus. Proviamo a vedere se Aubameyang può interessare al Manchester City. Mi sembra veramente di sì. Ma ciao José, Pep, come stai? Appena andato via Mourinho, se lo sapevo venivi dentro anche te. Prendiamo un caffè tutti e tre insieme. Scambio giocatori, anche per te. Attaccanti, anche se devo dire... Ah, quindi non posso perché è già impegnato nell'altra trattativa. In questo caso, dato che non ho più Aubameyang da poterti offrire, perché devo aspettare prima
la decisione di Mourinho, ti devo salutare. Ciao, grazie mille. E io comunque Musonda in prestito me lo riprendo volentieri. Ah, è ancora in prestito alla SPAL, va bene, ok. Appena torna lo facciamo. Mi piacerebbe tantissimo, ma proprio tanto, provare ad allenare Sadio Mané. Andiamo a vedere se ci riusciamo. Jürgen, bentornato a Borussia, bentornato a Dortmund. Perché Borussia, insomma, difficile. Questo era il tuo ufficio, adesso è il mio, mi dispiace. Sono andato al Liverpool, è giusto così. Dato che so che è un tuo assistito, io proverei a offrirti Super Mario Gozze. Lui è interessato, ma 46 milioni di euro mi sembrano tanti, quindi io faccio una nuova offerta per il cartellino. Sono disposto a darti 18 milioni di euro insieme a Gozze per Sadio Mané. No! Ho sbagliato! No, non voglio trattare con Mané, voglio rimangiarmelo. Beh, allora gli dico che sarà sporadico, ok? Non lo faccio giocare, no, ok, no, termina trattativa. Non lo voglio, niente, finisce qua. Comunque Sané, essendo un giocatore tedesco, ha voglia di tornare in Germania, quindi proviamo ad acquistare lui. Ecco qua, è tornato Guardiola, che sarà un po' arrabbiato per quello che è successo prima, ma vediamo. Andiamo a parlare subito di scambio di giocatori. Un'ala per un'ala, e per Mané io posso provare a darti, non lo so. Dobbiamo svecchiare la rosa, quindi va bene Yarmolenko. Ma 57 milioni di euro cosa? Ma ti può sembrare un qualcosa di logico? Dai, già 25 milioni mi sembra abbastanza. Cosa ne pensi? 58 cosa? 33, come gli anni di Cristo. Non spero di non andare più in alto di così. 42, 36. Io l'alzo e te l'abbasso di un altro po', ok? 36, 43. Sei andato su? 38, siamo contenti tutti. Ne via di mezzo non ne parliamo più. È un'offerta più che allettante. Accettiamo, arrivederci. Mané, benvenuto, prego, siediti. Dobbiamo fare due chiacchiere. Io dico che sarai cruciale nel nostro club, perché sarai veramente uno dei giocatori più importanti. Ciao, grande. Era ciò che volevi, immaginavo, dato che comunque sei un giocatore molto molto importante. Occupiamoci della durata del contratto. Io ti propongo almeno 4 anni. È contento, quindi possiamo andare avanti. Benissimo, non interessa nessuna clausola di rescissione. A me men che meno. Quindi possiamo andare ulteriormente avanti, anche da qua. Allora, vuoi 3 milioni di bonus di ingaggio, poi vuoi 220.000 a settimana e a 10 gol vuoi altri 3 milioni, wow. Io voglio rimuovere il bonus e ti modifico magari leggermente l'ingaggio. Andiamo a vedere, ti do 2 milioni adesso e 240.000 a settimana. Avanziamo l'offerta. Va bene, dai, ci sto. Questa la posso accettare. Attenzione, siamo d'accordo. E quindi abbiamo appena venuto Yarmolenko, che abbiamo dato a Manchester City. E abbiamo preso Sané. Ok, con calma, Sané, non Mané, Sané. Perché Sadio Mané non c'ha detto perché no. Perché Sadio Mané invece voleva troppi soldi. Ma arriviamo, proviamo a prendere anche lui. Andiamo comunque a mettere subito i giocatori, i titolari dove devono stare. Intanto Guerreiro credo proprio che giocherà. Ma noi abbiamo anche Schürrle, adesso che ci penso. Questo si può vendere, ormai ha fatto il suo. Inizia ad avere un senso, questa squadra. Se riuscissimo anche a scambiare Aubameyang con uno tra Lukaku e Gabriel Jesus, saremmo veramente perfetti. Tanto andiamo a vedere nella nostra rosa chi possiamo mettere sul mercato, perché non rientra più nei nostri piani. Benissimo, abbiamo già concluso una trattativa importante, abbiamo quella per Lukaku ancora aperta, possiamo andare avanti perché comunque un campione, un top player già l'abbiamo comprato. Andiamo agli inviti per campionato che come sempre simuleremo, andiamo a prendere quella con più potenziale in denaro e accettiamo. Ah, davvero? Durm ha firmato, va bene, ciao, grazie. E abbiamo preso due giocatori, tra cui Masiello, che avevano un pre-contratto tra di noi, va bene. E hanno accettato per Lukaku 40 milioni a Aubameyang, ragazzi, attenzione, perché qua si potrebbe fare la storia, ma forse 40 milioni non ce li abbiamo più. Infatti abbiamo troppi pochi soldi, non posso iniziare a trattare adesso, devo per forza vendere qualche altro giocatore. Ho capito Romelu, in questo momento non posso sedermi al tavolo a trattare, non ho abbastanza soldi, capisci o no? Simula la partita. Andiamo un po' a vedere se riusciremo a portare a casa i primi tre punti con questa formazione veramente molto 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 bella. Salta, 3-1, doppietta di Aubameyang, potrebbe andarsene. Kagawa potrebbe andarsene anche lui, fa gol. E intanto ci è arrivata un'offerta per il trasferimento per Aubameyang di 64 milioni. Potrebbe essere giusto darlo via, possiamo chiedere fino a 119 milioni di euro, attenzione.
come al solito quando vado a fare gli episodi sul mercato mi perdo in chiacchiere e arrivo a registrare più di un'ora di video e quindi devo per forza interromperlo, ma non temete perché la carriera col Borussia Dortmund torna prestissimo. Voglio fare un video di una decina di minuti molto leggero, molto bello, molto simpatico, come credo che sia venuto questo. Intanto abbiamo già un super top player acquistato e abbiamo Lukaku praticamente in pugno. Fatemi sapere se vi è piaciuto il mercato, se vi è piaciuto l'episodio, se vi piace l'idea del Borussia Dortmund, riempite di like e di commenti questo video. Facciamo scoppiare YouTube Italia. A presto ragazzi, ci vediamo veramente tra pochissimo. Down, 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 down.